Buongiorno a tutti, sono Laura Mastrorillo per Federasma e Allergie. Rappresento come presidente la Federazione Italiana Pazienti, una organizzazione di secondo livello che riunisce associazioni italiane che si occupano di malattie respiratorie, allergiche e atopiche. Abbiamo promosso e fortemente sostenuto l'idea di questo webinar che si inserisce in quello che da sempre definiamo il mese del respiro. A partire dalla prima settimana di maggio in cui si celebra l'UAD, Giornata Mondiale dell'Asma, e per la quale a causa dell'emergenza sanitaria la maggior parte delle iniziative sono state modificate o rimandate. Tra queste i progetti di incontri pubblici con divulgazione di materiale informativo, consulenze e offerta della spirometria che anche per quest'anno erano stati organizzati. Il bisogno che è emerso in questi mesi e a cui anche attraverso questa occasione di oggi proviamo a dare una risposta è riferito alla necessità di orientare tutti i pazienti a informazioni medico-scientifiche corrette, in una situazione in cui la quantità e l'attendibilità delle informazioni stesse spesso ci travolge e può rischiare di far passare messaggi non sempre chiari e comprensibili. Con grande piacere e estrema gratitudine possiamo accogliere la partecipazione del dottor Micheletto, che già in passato per altri progetti ha assicurato alla federazione e ai pazienti la sua vicinanza, e quella del professor Galli, cui siamo enormemente grati per il suo prezioso lavoro e per come ci ha accompagnati con la sua preparazione in queste settimane, anche entrando nelle nostre case, aiutandoci a comprendere quel che ci sta accadendo per quello che riguarda l'emergenza Covid-19. Non intendo rubare altro tempo e spazio ai nostri clinici, a cui è rivolta tutta la nostra attenzione, e che sono disponibili oggi nell'aiutarci ad avere risposte alle nostre tante domande e ai nostri dubbi. Quindi passo la parola al professor Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive presso l'ospedale Luigi Sacco di Milano. Grazie. Mi tocca una breve introduzione sul nuovo virus SARS, il SARS-CoV-2, e sulla malattia che oramai con la denominazione Covid-19 ha preso larghissimo spazio, direi, nella nostra vita quotidiana e nelle informazioni di ogni giorno. Molto rapidamente parto, scusate, può sembrare autoreferenziale, con questo nostro lavoro. L'immagine è ben chiara sullo schermo? Mi auguro di sì. Con questo nostro lavoro, che è un lavoro di biologia molecolare che ci ha consentito, un lavoro di studio delle sequenze del virus, delle prime sequenze del virus, queste sono sequenze soltanto cinesi, che ci hanno consentito a tempi e modi di valutare la datazione del virus, datazione che ci ha consentito di trarre una prima conclusione che credo che possa essere utile come informazione a tutti quanti. Questo virus è comparso nell'uomo verosimilmente tra la fine di ottobre e i primi di novembre dell'anno scorso. L'ha fatto in Cina. L'ha fatto in Cina in una realtà che poi è diventata esplosiva in primo luogo nella città di Wuhan. Quindi tutte le varie illazioni su presenza del virus in Europa prima di quella data sono appunto illazioni, anche perché questo è un virus che quando arriva dà esplosivamente un'epidemia con centinaia di casi in pochi giorni e migliaia in poche settimane. Quindi i vari casi sporadici di polmonite segnalati in Italia prima di una certa data verosimilmente non erano questa cosa, erano probabilmente polmoniti nel contesto della epidemia annuale stagionale di influenza. Questo virus causa senza interventi particolari 2,6 infezioni per ogni persona infettata, quindi ogni persona infettata ne infetta altre 2,6,
ha una capacità di modificazione abbastanza significativa, come tutti i virus RNA, in cui è molto frequente che tra una replicazione e un'altra insorgano mutazioni. Spesso però le mutazioni causate da questo virus sono quelle che noi chiamiamo sinonime, cioè non cambiano poi la qualità delle proteine virali e hanno quindi un'importanza abbastanza limitata dal punto di vista del dargli maggiore o minor cattiveria. Cattiveria è il modo di tradurre virulenza, il modo di tradurre capacità infettante, il modo di tradurre, insomma, tutta una serie di termini tecnici che vanno a parlare del virus. Vale la pena di sottolineare con forza che non abbiamo allo stato attuale dei fatti evidenze reali o studi che possano giustificare una attenuazione della capacità infettante, della capacità di dare malattia di questo virus. Quindi da questo punto di vista mi sento di dover dire che quando si parla di infezione, di queste infezioni che ultimamente avrebbero cambiato passo, che ultimamente si sarebbero manifestate in maniera in minore gravità, bene, francamente, vi devo francamente dire che non è poi così. Stiamo guardando quella che è la coda di un'epidemia in una situazione in cui quelli che dovevano andare male sono andati male prima, i quadri più gravi si sono in termini percentuali già sviluppati. Da quando abbiamo questo problema in Italia? Verosimilmente, questo è un altro lavoro fatto su sequenze, dal 25-26 di gennaio, quando un ceppo proveniente in origine da Shanghai, ma passato per la Germania, per Monaco di Baviera, è arrivato anche in Italia, dando inizio a un'epidemia vasta. Un'epidemia che nelle prime 4 settimane della sua diffusione, quando nessuno di noi sospettava della sua presenza, ha causato, come ho detto prima, migliaia e migliaia di casi, in particolare in Lombardia, mettendoci nella condizione di non poter arginare facilmente la sua ulteriore diffusione. Quando si è manifestato il primo caso, che tutti ricordate, all'ospedale di Codogno, noi eravamo già messi in una condizione tale per cui in Italia, in particolare in Lombardia, in Veneto, in Emilia e anche inizialmente in Piemonte, avevamo già numerosi casi, soprattutto, come sapete, in Lombardia. E numerosi vuol dire veramente numerosi. Quello che vi ho detto si sintetizza in questa slide, che però tecnicamente è complicata, vado oltre. Vado a dire, ecco, sono i dati al 1º maggio che non ho ritenuto di dover aggiornare per oggi. Tanto per dire come eravamo messi alla fine di quello che possiamo considerare il secondo mese pieno di epidemia, in quella data i casi totali ufficiali presenti in Italia o ovviamente comprendendo anche i guariti e purtroppo i deceduti, i casi ufficiali, i casi riconosciuti erano 207.000. Ora, a quanto corrisponde questo numero in termini di effettiva diffusione dell'epidemia? In realtà, se consideriamo i morti e i casi totali, la letalità del 13,5% ci dice una cosa molto chiara, che tamponi sono stati fatti, che diagnosi sono stati fatti praticamente soltanto ai casi gravi, perché una letalità di questo genere è praticamente identica a quello che ho io al sacco al 14º giorno di ricovero, su una casistica decisamente di pazienti gravi, sui primi 234 pazienti che abbiamo assistito nel proprio momento clou dell'epidemia. Com'è possibile che la letalità osservata in un ospedale per definizione dedicato a malati gravi sia addirittura un pelo inferiore a quella nazionale totale? È possibile solo se i tamponi che si è andato a fare riguardano solo le persone decisamente più impegnate con una malattia più grave e quindi, ahinoi, questo numero finisce per non corrispondere affatto alla realtà.
Una realtà, questa ve la risparmio, una realtà che calcolando su una presunta letalità reale, cioè percentuale di persone che vengono a morire del 3%, ci darebbe un numero molto diverso, e cioè ci darebbe, ve le faccio vedere rapidamente per lasciare spazio alle domande, ci darebbe un numero di circa 930.000 persone che hanno avuto l'infezione in Italia. Se lo vai a stimare addirittura grossolanamente, come più volte si è detto, 1 a 10 si va a 2 milioni. Allora, vi stavo sottolineando che verosimilmente i casi reali in Italia sono stati circa 1.200.000 e non i 200.000 ufficiali che abbiamo. Un'altra informazione che credo di dovervi dare, perché è molto importante in questo momento in cui c'è una grande richiesta di test di ogni genere, le persone vogliono assolutamente avere delle informazioni e hanno il diritto dovere di pretenderle. Ecco, l'informazione che vi voglio dare si sintetizza rapidamente in questo modo. Tutti i test anticorpali a disposizione, anche i più raffinati, anche quelli da sangue venoso periferico, tendenzialmente danno risultato di negatività nella prima settimana di malattia e nella maggioranza dei casi. La maggioranza delle sieroconversioni avviene al dodicesimo giorno di infezione, o meglio, al dodicesimo giorno dalla comparsa dei sintomi. Questo va a dire che i test sierologici, quelli da vena o quelli pungidito, non ti danno un grande aiuto per la diagnosi di infezione recente, ma sono molto importanti per la definizione di situazioni che vengono a determinarsi infezione già instaurata da tempo e talvolta anche guarita. Quindi diventa importante sapere se hai no gli anticorpi per le persone che non sanno se l'infezione l'hanno fatta o no, prima per sapere se l'infezione li ha toccati, li ha interessati, e poi anche per avere un'indicazione in merito alla necessità di fare davvero poi a questo punto la ricerca del genoma virale nel famoso tampone. Famoso tampone che dirime tra quelli positivi per gli anticorpi e negativi per il tampone, quindi verosimilmente guariti, e quelli invece positivi per gli anticorpi, ma ancora positivi anche per il tampone. Sempre cercando di recuperare il tempo perso, questi sono gli organi, quelli che vedete in rosso, più facilmente, frequentemente interessati dalla presenza, dall'attacco del virus, polmone, via respiratorio, ma anche intestino, come vedete, vescica, cuore, rene, e abbiamo anche qualche dato che l'intestino l'ho detto, mi pare, abbiamo anche qualche dato che parla di un possibile coinvolgimento più significativo anche a livello encefalico. Sul fegato cominciano a esserci alcuni dati, ma che non vedono però nel fegato l'organo bersaglio preferito di questo virus. Finisco raccontandovi qualche cosa di questo questionario EpiCovid, che ha raccolto attualmente più di 200.000 risposte. Tra l'altro, chi si trovasse nella condizione di avere avuto il sospetto di essere stato a contatto o di avere contratto l'infezione può rispondere a questo questionario che si chiama appunto EpiCovid-19, si trova facilmente nel web. In questo questionario, tra le prime 171.000 persone che hanno risposto, ce n'erano 1.135 con un'infezione documentata da positività del tampone. E questi che vedete sono i sintomi riportati da questi signori. Non c'è purtroppo il dato riguardante i quadri dermatologici, il rash cutaneo, perché non siamo stati in condizioni all'epoca di quando abbiamo lanciato questo questionario, di essere sufficientemente accorti di aver messo anche questo, ma abbiamo messo ad esempio l'anosmia ageusia, cioè i disturbi dell'olfatto e gusto, che come vedete sono stati riportati dalla bellezza del 58% di queste 1.135 persone
che avevano un tampone positivo. I sintomi più frequenti sono la febbre, che però riguarda solo un 61% del totale delle persone che hanno risposto con quelle caratteristiche, la mialgia, cioè i dolori muscolari, i disturbi di olfatto e il gusto, la tosse. Un certo numero di persone hanno comunque lamentato anche un accorciamento del respiro, che come sensazione al pubblico di un'associazione di persone che hanno il problema dell'asma, se posso consolarvi, anch'io sono un asmatico di lungo corso e quindi sono assolutamente solidale all'associazione tutte ai suoi componenti, ecco, vedete che anche l'accorciamento del respiro c'è, però attenzione, non ho la slide, ma se noi avessimo tolto le polmoniti da questo gruppo avremmo tolto anche molto dell'accorciamento del respiro e parecchia della tosse, ma avremmo tolto soprattutto quel 25% circa delle persone che qui vedete elencate di questi 1135 che non solo avevano la infezione documentata, ma sono anche stati ricoverati per l'infezione. A dire, a sottolineare che, come potete vedere, alla fine dei conti, probabilmente i sintomi che rimangono alla parte del leone sono, per le persone che rimangono a casa, i disturbi dell'olfatto e dell'odorato, la febbre, la mialgia, non più o meno in ordine inverso, cioè o meglio, febbre, mialgia, disturbi di olfatto e odorato, e i disturbi gastrointestinali salgono la classifica. Chiudo davvero dicendo che in Cina il carattere che significa, cioè la parola crisi è composta da questi due caratteri, pericolo e opportunità, Weiji. Mi auguro che quello che ci è capitato sia anche un'opportunità per migliorare l'efficienza del nostro sistema sanitario nazionale e progredire meglio. Mi scuso ancora per l'inconveniente tecnico, sto cambiando il computer perché questo poveretto probabilmente non ce la fa più, ma non ho fatto a tempo di questi chiari di luna ad installarlo per oggi e vi ringrazio. Ringraziamo tantissimo il professor Galli, che tutti noi abbiamo seguito con molta attenzione, per l'aggiornamento che ci ha trasmesso sull'attuale situazione che riguarda il Covid. E grazie appunto al suo osservatorio in uno dei centri nazionali di riferimento, che è l'ospedale Sacco di Milano. Il nostro appuntamento di oggi ci consente di approfondire il tema della relazione tra il virus e una patologia come l'asma, che possiamo definire come un'infiammazione cronica proprio a carico delle vie respiratorie, che come sappiamo è la sede maggiormente interessata dalla sintomatologia del Covid. Proprio questa dimensione interessa urgentemente il paziente asmatico e la necessità di approfondimento su questo livello è ciò che abbiamo potuto riscontrare in modo importante tra le richieste che ci sono pervenute proprio dai pazienti attraverso i canali della federazione come il nostro numero verde. Dal punto di vista scientifico, sono pervenute ricerche svolte nel contesto cinese su campioni relativamente significativi, non sappiamo, sono state riprese anche da alcuni studi americani che esprimono alcuni elementi di interesse su questo argomento, ma che abbiamo naturalmente bisogno di interpretare con l'aiuto dei clinici più esperti. Anche in Italia il Ministero della Salute indica sul suo sito che l'asma in forma da moderata grave è inclusa nelle condizioni polmonari croniche che predispongono a malattie gravi, ma nelle comunicazioni che vengono fornite si riporta che le persone con asma non corrono rischi maggiori rispetto alla popolazione generale o a persone affette da altre patologie. Ci chiediamo quindi se, come ci riportano molte testimonianze, l'aver osservato una stretta quarantena sia stato uno dei fattori che ha limitato il contagio di persone affette da asma e inoltre su quale ruolo abbiano le terapie che assumono i pazienti asmatici nel determinare un fattore di maggiore o minore rischio, insomma, di protezione relativamente
al virus. A questo proposito, continuiamo assolutamente a voler rinforzare il messaggio ai pazienti di mantenere l'aderenza alle terapie sulla base, della prescrizione del proprio medico. E ancora, non sappiamo se nella popolazione generale aver contratto il virus può determinare un danno polmonare permanente e se in una persona con asma il sommarsi di questo danno può compromettere in maniera più grave la condizione della persona e quindi dovremmo poter prevedere una maggiore tutela della persona e quindi confermare che l'attenzione ad evitare il contagio debba essere perseguita. Non mi dilungo perché tra i più autorevoli esperti nell'area della pneumologia ci aiuterà a comprendere proprio come l'asma è coinvolta nell'esposizione al virus, accogliendo anche i timori legati alla percezione del rischio proprio nei pazienti con asma, il dottor Micheletto, che è direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. E quindi passo la parola al dottor Micheletto. Grazie. Grazie, grazie a voi invece per questa opportunità. In questi mesi è stato tutto complicato anche per noi, nel senso che interagire anche con i nostri pazienti è stato molto difficile. Anche il mio reparto è stato trasformato in un reparto Covid, con la chiusura delle visite, ad esempio, che ordinariamente facciamo quotidianamente per i nostri pazienti è stata bloccata. Per cui anche la gestione dell'asma, delle patologie allergiche, della bronchite cronica è stata piuttosto complicata. Come diceva prima il professor Galli, probabilmente questa crisi ci insegna anche molto e probabilmente ci insegnerà anche dei nuovi modelli anche, di gestione sia delle malattie gravi ma anche dell'asma e probabilmente avere anche dei nuovi mezzi, delle nuove opportunità nella gestione complessiva della patologia. Ho preparato una breve relazione con qualche diapositiva per fare un po' il punto della situazione attuale di quello che è emerso sino a questo momento nella gestione dell'epidemia da Covid. Allora, appunto, si diceva, una delle prime domande se era l'asma può essere un fattore di rischio per l'infezione da Covid-19. Siamo appunto a pochi mesi dall'inizio di questa pandemia, per cui abbiamo cercato di trovare qualche nota chiarificatrice su questo aspetto. Diciamo che sin dalla prima casistica che è stata pubblicata dai colleghi cinesi, come vedete, è emerso chiaro, come poi purtroppo abbiamo riscontrato nella pratica clinica quotidiana, che il paziente con varie comorbidità è un paziente complicato da gestire e che sicuramente la presenza di diverse patologie incide molto sulla mortalità dei casi purtroppo gravi che abbiamo avuto. Le comorbidità più importanti sembrano essere soprattutto quelle cardiovascolari che determinano spesso una prognosi infausta, mentre come vedete dalla primissima casistica che è stata pubblicata, le malattie cronico-ostruttive sono in una bassa incidenza in pazienti in questo caso che sono stati ricoverati in ospedale per insufficienza respiratoria secondaria alla polmonite interstiziale, un 2% dove sono raggruppate peraltro sia l'asma che la bronchite cronica. Questo è un altro lavoro più recente che è attualmente in press sulla rivista europea, in cui si cambia un po' il giudizio come fattore di rischio per quanto riguarda la bronchite cronica, che sicuramente è una malattia molto più grave, molto più complessa rispetto all'asma. Avrete notato sul web e anche sulle pubblicazioni scientifiche che c'è stato spesso un giudizio discordante sull'abitudine al fumo, nel senso che è stato giudicato un fattore favorente, secondo altro addirittura un fattore protettivo per il discorso dei recettori con cui si lega il virus. In quest'ultimo lavoro, aggiustando appunto i diversi fattori, il fumo viene messo come fattore di rischio, ma è soprattutto la BPCO, la bronchite cronico-ostruttiva, quindi la malattia soprattutto da fumo, che può essere un fattore di rischio per l'aggravamento della patologia, il diabete e l'ipertensione. In quest'ultimo lavoro, appunto, che è attualmente in press, viene ribadito come il rischio di incorrere nell'insufficienza respiratoria, nella ventilazione, nell'intubazione e purtroppo anche nella prognosi infausta
viene soprattutto per i pazienti che hanno diverse comorbidità, quindi all'incremento delle comorbidità c'è un incremento del fattore di rischio, ma come vedete anche da questa tabella viene ribadito il ruolo dell'ipertensione, del diabete e della BPCO, ovviamente anche del paziente che presenta una neoplasia, che sicuramente è una delle patologie concomitanti più grave che un paziente possa avere, ma non compare l'asma bronchiale. Il professor Galli ci ha già parlato in modo assolutamente autorevole e esaustivo delle manifestazioni cliniche di questi pazienti. Siamo nel mese di maggio, in cui i nostri allergici hanno anche il massimo dell'esposizione pollinica, per cui qualche sintomo potrebbe essere un po' in comune. Sicuramente la rinite, la faringodinia e via dicendo del coronavirus è sicuramente diversa da quella che osserviamo nei nostri pazienti allergici, che in parte sono stati in questi mesi anche preservati, sono stati a casa, hanno usato la mascherina, le nostre città sono molto meno inquinate, sapete che le polveri sottili incidono anche sulla penetrazione dei pollini e quindi tendono anche a peggiorare la sintomatologia, soprattutto per quanto riguarda le patologie allergiche. L'altra domanda che ci siamo spesso sentiti fare in questi mesi, nei contatti che comunque abbiamo avuto con i nostri pazienti, con l'associazione dei pazienti, riguarda il trattamento farmacologico. Come sappiamo, per quanto riguarda l'asma, il trattamento farmacologico è soprattutto a base di cortisonici inalatori che siano in grado di controllare l'infiammazione della malattia, spesso associati per migliorare i sintomi anche ai broncodilatatori. Le nuove linee guida mettono come punto cardine della gestione dell'asma innanzitutto il fatto che è una gestione dinamica, nel senso che possono farsi degli aggiustamenti terapeutici in base a una valutazione sui sintomi, sulla funzione, quindi si fa il cosiddetto step up o step down, cioè aumento o riduzione della terapia anche a base controllo dei sintomi, ma quello che non deve mai mancare è appunto lo steroide inalatorio. Nello step 1, che noi consideriamo la forma di asma più lieve, la cosiddetta asma intermittente, è sparito per sempre l'uso del salbutamolo, che espone i pazienti anche a dei gravi rischi, perché è un farmaco sostanzialmente solo sintomatico e che non agisce sulle cause della malattia. Ovviamente il paziente con asma lieve ha una lieve infiammazione ben diversa da quello del paziente ad asma grave, ma anche nella forma lieve l'infiammazione è presente. Per cui le opzioni sono o lo steroide inalatorio usato regolarmente, precocemente, ovviamente a bassa dose, oppure anche una terapia al bisogno con il formoterolo, però in associazione con lo steroide inalatorio. Ovviamente man mano che la patologia è grave dal punto di vista della funzione e dei sintomi, si incrementa la dose dello steroide e si associano anche altri farmaci, sino ad arrivare nello step 5, che è l'asma più grave, alla possibilità anche di usare dei farmaci cosiddetti biologici, soprattutto quando la forma asmatica è caratterizzata da un'intensa flogosi eosinofilica. Peraltro ci sono già osservazioni che in questo periodo, probabilmente anche per il timore dell'epidemia da Covid-19, i pazienti sostanzialmente si sono curati quasi meglio rispetto agli altri periodi. Sappiamo che uno dei punti critici della gestione dell'asma è proprio l'aderenza alla terapia. L'aderenza è spesso bassa, è un po' bassa in tante malattie croniche, perché nessuno di noi assume farmaci volentieri, per cui anche chi prende statine o ACE inibitori non ha un'aderenza vicino al 100%. Gli asmatici tendenzialmente sono tra i meno rigorosi in questo, forse anche per le caratteristiche della malattia, crisi asmatica alternate a lungo periodo di benessere. Forse la stessa terapia inalatoria non ha lo stesso vissuto che possono essere le terapie per ossa. Fatto sta che generalmente la nostra aderenza è piuttosto bassa. Alcuni autori hanno già verificato l'aderenza alla terapia antiasmatica durante il Covid. Questo è uno dei lavori che sono stati recentemente pubblicati e vedete che durante il periodo più critico, quando è stata dimostrata l'epidemia da Covid in diversi paesi del mondo, la percentuale di pazienti che hanno aumentato la terapia ha raggiunto un livello quasi virtuoso. Quindi diciamo che
sicuramente hanno inciso i comportamenti, forse i nostri pazienti nel timore di incorrere sono stati più rigorosi anche nel seguire la quarantena o comunque diciamo il distanziamento sociale, sono stati probabilmente anche molto virtuosi nell'assumere la terapia. È tutto da dimostrare che ovviamente questo possa incidere sul fatto che io sia o meno contagiato dal Covid, ma il fatto di non avere crisi asmatiche perlomeno diciamo che ci tira via una causa del peggioramento. Per cui in questa revisione su una rivista internazionale viene appunto ribadito come i primi dati ci dicono che sostanzialmente nelle casistiche pubblicate c'è un bassissimo numero di asmatici. La motivazione per cui gli asmatici siano poco rappresentati sarà da valutare, come sarà da valutare se l'uso della terapia inalatoria regolare, steroidi inalatori, broncodilatatori in associazione, biologici per i casi più gravi, possa in qualche modo incidere su questa bassa espressione di soggetti asmatici nei ricoveri ospedalieri. In questo mese faremo attenzione alla diagnosi differenziale nei confronti dei pazienti allergici, anche se, come vi dicevo prima, sicuramente i sintomi sono ben diversi, soprattutto la comparsa della febbre e tutti quei sintomi sistemici di cui vi ha già parlato il professor Galli. L'ultimo aspetto che volevo affrontare è quello del monitoraggio. Come sappiamo, le linee guida dell'ASMA insistono molto sul fatto che il paziente deve avere un buon controllo. Non dovremmo accontentarci di pazienti che hanno ogni tanto qualche crisi asmatica gestita magari col cortisone sistemico. Sull'asma dovremmo avere obiettivi ambiziosi, i nostri pazienti dovrebbero avere una buona funzione respiratoria, un buon controllo dei sintomi, fare una buona anche attività fisica. Gli asmatici in alcuni casi possono andare alle Olimpiadi e vincere anche qualche medaglia d'oro, e quindi le linee guida insistono molto sul fatto che il paziente sia controllato. Ai tempi del Covid è stato piuttosto complicato accedere alle visite, accedere alla spirometria, però credo che questo periodo ci abbia anche insegnato che per il futuro possiamo recuperare dei metodi di monitoraggio che avevamo in parte abbandonato, come il controllo dei sintomi, nel senso in qualche modo di misurarli, la misura del PEF che abbiamo assolutamente abbandonato, e pensare nel tempo se la telemetria o dei metodi di comunicazione tra medico e paziente ci possano essere utili. La misura del PEF è molto semplice da fare, è stata in parte abbandonata, ha comunque una sua utilità perché è stato dimostrato da numerosi studi che la crisi asmatica quasi mai avviene come un fulmine a ciel sereno, è invece preceduta da qualche giorno di peggioramento dei sintomi, peggioramento della funzione, per cui misurare il picco di flusso la mattina e alla sera, soprattutto quando si avverte un certo cambiamento, potrebbe essere importante per prevenire la crisi asmatica, agire prontamente su questo. L'asma control test è un metodo assolutamente validato, sono poche domande, servono per valutare l'impatto dei sintomi sulla vita quotidiana dei nostri pazienti, e il punteggio, quando è sufficientemente controllato, dice che la malattia va bene, dei cambiamenti possono significare un peggioramento appunto dei sintomi. Siamo nel 2020 e probabilmente dovremo anche pensare a delle nuove modalità. Attaccato un telefono, addirittura adesso si può fare anche la spirometria, si può fare il PEF con delle metodiche sicuramente all'avanguardia rispetto a quei metodi manuali che abbiamo iniziato a proporre ai pazienti e alle associazioni nei primi anni 90, e per i pazienti più gravi, penso ai BPCO, penso a coloro che fanno ossigeno, probabilmente la telemedicina andrebbe rivalutata. Si può fare oramai una saturimetria anche con il telefonino, oltre che la spirometria, per cui possiamo mettere insieme una serie di elementi e fare il punto della situazione assolutamente in modo preciso. Per cui concludo questa breve relazione dicendo che per il momento non emerge come l'asma bronchiale possa essere un fattore di rischio. Ovvio che anche il paziente asmatico può incorrere un'infezione da Covid, ma non è certo al momento
una persona più a rischio di altri, probabilmente è diverso il discorso riguardante la BPCO. In tempi di Covid è fondamentale mantenere il trattamento farmacologico, questo non ci preserva dal virus, ma ci preserva dalle crisi asmatiche e probabilmente dal fatto di avere un basso livello di infiammazione a livello della mucosa bronchiale, perché i nostri farmaci sono sostanzialmente gli steroidi inalatori. In tempi di Covid dovremo comunque cercare di trovare un metodo per comunicare con i medici, con gli specialisti e trovare anche dei metodi attraverso la telemetria, la misura del picco di flusso, la spirometria, per ridurre ovviamente al minimo il numero delle visite. Nel tempo dell'epidemia frequentare ospedali non è una buona cosa. Ci sono dei grossi limiti anche riguardanti la spirometria, che è stata sostanzialmente chiusa in questi mesi, abbiamo riaperto adesso da pochi giorni, perché anche la spirometria, pur avendo il filtro, in periodi di epidemia può rappresentare un rischio di contagio. Ma come vi ho fatto vedere, abbiamo sicuramente degli efficaci metodi alternativi al passo dei tempi per valutare sintomi e funzione, entrare in contatto con i medici e gli specialisti e fare assolutamente un buon controllo della malattia. Bene, ringraziamo allora anche il dottor Micheletto per la sua preziosa relazione, che ha approfondito i temi legati alla patologia, centrando proprio alcuni temi a cui siamo particolarmente sensibili e che sono certa abbiano suscitato in tutti noi che abbiamo seguito proprio gli interventi dei clinici delle domande a loro rivolte, a cui vorremmo assolutamente dar seguito, quindi lascerei proprio spazio alle domande. Grazie. Sì, buonasera. C'è innanzitutto una domanda da Gaetano per il professor Galli. Gaetano chiede: l'IS raccomanda giustamente di lavare spesso le mani. Perché non consiglia anche di tagliare le unghie sotto cui si annidano sporcizia, microrganismi, virus compresi? Sì, okay. Il modo in cui si riesce a portare attraverso la mano il virus alla bocca o agli occhi o alle congiuntive è in realtà non tanto legato alle unghie, quel che resta sotto le unghie, proprio ma invece al toccare il corrimano di un autobus piuttosto che una maniglia, dove disgraziatamente poco prima qualcuno ha depositato, per uno starnuto, per un colpo di tosse, in qualsiasi modo, del materiale contenente virus. Quindi in realtà di questo si tratta, e questo è il motivo per cui viene consigliato di lavare spesso le mani. Teniamo comunque conto che la stragrande maggioranza delle infezioni avviene perché, ahimè, qualcuno starnuta nel raggio della tua persona da una distanza tale per cui tu finisci per respirarti le sue brave goccioline. Per cui per le particelle emesse con lo starnuto, col colpo di tosse. Questo è il modo classico e, come dire, più valido per la trasmissione dell'infezione. Poi, a parte il fatto, non so, certo, un contatto ancora più stretto con una persona con cui condividi il letto, condividi anche l'ambiente familiare, voglio dire, senza pensare al bacio, per dire, ecco, ma il modo per trasmettere l'infezione da persona a persona in quei termini lì, più che tutto il resto. Quelle fobie che stanno emergendo sul quel che può succedere perché il virus rimane sul selciato o comunque sulle strade, beh, insomma, le strade non le lecca nessuno di regola, ecco, cioè sotto le scarpe è improbabile che te lo porti davvero a casa e che poi riesci ad infettarti da questo. E poi anche questa storia delle confezioni del supermercato, che vede, ho ricevuto un sacco di telefonate, di mail di persone che sviluppano quasi delle vere fobie in questo senso. Beh, anche lì arriviamo a probabilità di infettarti che diventano veramente molto, ma molto basse, praticamente virtuali e non reali. Grazie. Una domanda poi per il dottor Micheletto da Lucia.
Secondo lei, per un operatore sanitario con asma lieve, ci possono essere dei rischi a lavorare in un reparto Covid? Direi di no, nel senso non più di un altro operatore sanitario, per cui ovviamente tenuto a osservare tutte le misure e tutte le protezioni che deve tenere un operatore sanitario in un ambito ospedaliero, però se usa la sua terapia regolare per quanto riguarda l'asma lieve, direi che è un operatore sanitario come tutti gli altri. Una domanda poi per il professor Galli da Tommaso. Se l'infezione fosse stata scoperta prima, le cose sarebbero andate diversamente? Se l'infezione fosse stata scoperta prima in Italia, certamente sì, avrebbe fatto meno infezioni, avrebbe causato meno contagi rispetto alla riduzione del tempo in cui ha potuto circolare senza controllo. E quando ci siamo trovati già migliaia di infezioni nel momento dell'emergere del cosiddetto paziente 1, in Lombardia in particolare, ci siamo trovati in una situazione già molto compromessa. Quindi l'avessimo capito, visto, potuto vedere prima, certamente avremmo avuto una situazione più simile a quella di altre nazioni europee che non hanno visto questa grande impennata di casi. Grazie. Per il dottor Micheletto da Federica, asma, gravidanza e situazione attuale determinata dal rischio Covid, che suggerimenti o consigli potete dare per affrontare con più serenità il tutto? Grazie infinite intanto. Allora, il concetto importante, innanzitutto generale, è che l'asmatica in gravidanza deve curarsi, nel senso che le nostre terapie inalatorie oramai sono sdoganate per quanto riguarda il rischio. Usiamo gli steroidi inalatori più o meno da 30 anni e non hanno mai dato nessun problema. Ovviamente, al momento che si intraprende una gravidanza, si deve consultare il proprio specialista, medico di riferimento, per usare ovviamente la minima dose di steroide inalatorio efficace nel controllare la malattia, quindi un aggiustamento della terapia sicuramente, però sia per la rinite allergica che per quanto riguarda l'asma, gli steroidi si possono usare in assoluta tranquillità. Esistono anche ampie casistiche su questo aspetto. Su budesonide, per dire un nome, in Svezia è stata pubblicata proprio anni fa una casistica specifica sulle donne in gravidanza, che è stato anche dimostrato che si ha più rischi a non curarsi rispetto a curarsi, nel senso che la donna in gravidanza che non usa alcun farmaco ha un rischio di incorrere in una crisi asmatica che a quel punto andrebbe poi gestita con lo steroide sistemico e quindi sicuramente con molto più farmaco. Quindi il primo messaggio è curarsi anche durante l'allattamento, che non ci sono assolutamente problemi, dopo una revisione con il proprio medico, perché ovviamente l'intento è di prendere il minimo indispensabile per curare l'asma bronchiale sottostante. Per quanto riguarda l'aspetto del Covid, abbiamo avuto qualche esperienza, una delle nostre più positive è stata proprio di poter portare a termine una gravidanza, è stata una delle nostre pazienti, ha partorito in ospedale, il bambino è stato lasciato in ginecologia, la madre è stata da noi ricoverata, però assolutamente diciamo che l'infezione è stata contratta negli ultime settimane e quindi era un periodo sicuramente più favorevole. Quindi una donna di gravidanza deve stare attenta, deve usare tutte le precauzioni di cui abbiamo parlato in questo periodo, però ripeto, tutti abbiamo avuto più di un'esperienza in cui è stato portato a termine senza particolari problemi. Grazie. Per il professor Galli da Fabrizio, i pazienti Covid positivi, asintomatici o paucisintomatici, sviluppano sempre anticorpi contro il virus? Nella maggioranza dei casi sì, anche se questa è una delle situazioni più interessanti da questo punto di vista. Noi sappiamo certamente che i pazienti paucisintomatici o asintomatici possono trasmettere l'infezione. È probabile che le persone fortemente sintomatiche trasmettano l'infezione più delle persone asintomatiche.
però non è neanche questo categoricamente affermato. Per quanto riguarda la produzione degli anticorpi, ai noi, abbiamo una serie di contraddizioni in atto rappresentate da persone che sono state sicuramente positive per l'infezione, documentata da tampone, in cui gli anticorpi non vengono trovati, probabilmente perché compaiono a basso titolo e scompaiono prima del dovuto, e anche persone in cui succede esattamente il contrario, che hanno sintomi che sono tampone negative ma anticorpo positive. Probabilmente avremo bisogno, per essere più chiari in tutto questo, di un maggiore affinamento delle metodiche diagnostiche, che ancora oggi presentano alcune carenze, probabilmente in generale di sensibilità, compreso il tampone stesso. Grazie. Da Silvia per il dottor Micheletto. Che tipo di mascherine sono consigliabili per gli asmatici? Con FFP2 fatico a respirare, meglio quelle chirurgiche? Aggiungo che arrivano diverse domande sulle mascherine. Alcune persone lamentano comunque delle difficoltà ad utilizzarle in modo continuativo, quindi è un tema sicuramente sentito. Se Micheletto ha bisogno d'aiuto su questo, due suggerimenti li posso dare. Io ho bisogno d'aiuto. No, beh, capisco, perché questo è un argomento intricato. Tra l'altro, sapete, signori, noi stiamo facendo una grande sperimentazione. Stiamo sperando che l'utilizzo della mascherina e del distanziamento siano in grado di frenare e impedire l'ulteriore diffondersi dell'epidemia dopo la riapertura, sulla base di nessuna esperienza precedente su questa scala e in una condizione come questa. Ci sono motivi per poter ritenere che questo possa funzionare. Molto rapidamente, la mascherina chirurgica protegge gli altri da te se sei infettato, non protegge poi così integralmente te nel caso in cui tu abbia a che fare in modo ravvicinato con un paziente con l'infezione addosso. Questo è il motivo per cui nelle stanze dei pazienti o in certe procedure che devono essere attuate, gli operatori vanno con una P3 nelle stanze dei pazienti, con una P2 per determinate procedure che non prevedono la certezza di essere di fronte ad un paziente, ma che comunque vede la, non so, se uno deve fare una gastroscopia, si mette perlomeno una P2 anche a paziente verosimilmente non infettato. Ora, la P2 protegge te, no? Da questo punto di vista, e protegge meno quelli che hai di fronte, verosimilmente. Però il concetto della P2 e anche della P3, soprattutto, attenzione, non protegge quelli che hai di fronte se hai una P2 o una P3 con valvola. Respirare in una P2 o in una P3 senza valvola e farlo lungo è francamente, come dire, non semplice, ve lo posso garantire. Per uno, io ho una vecchia asma allergica, che però ho un'allergia anche dermatofagoidi, per cui più o meno mi ho attacchi d'asma tutto l'anno, comunque quelli che io chiamo asma e che magari il mio pneumologo di fiducia dice ma non è esattamente una roba così. Anche adesso, se faccio così, mi sentite e capite bene tutto l'ambaradam. Bene, amici miei, se io sto a lungo con la mascherina, e a lungo può dire anche mezz'oretta, anche con quella chirurgica, i miei bravi problemi ce li ho. Ma visto che voi la mascherina la dovrete portare quando siete in contatto con altri, cioè quando andate a lavorare e comunque avete delle situazioni in cui avete contatto con terze persone, non è che voi dovete portare la mascherina tutto il giorno, anche quando siete più o meno da soli o quando siete apertamente distanziati. Nel vostro caso specifico si può ovviamente prevedere una di quelle eccezioni legate a un nostro. I miei aiuti mi buttano fuori dalla corsia spesso e volentieri se insisto a volerci stare. Ecco, in questo tipo di casi qua, come i nostri, c'è la possibilità di condizioni lavorative normali, nella tua stanza a porte chiuse, ovviamente questo è logico, non portarla,
e poi portarla in una situazione in cui se sei distanziato e gli altri ce l'hanno, tu magari puoi non averla. Sì, io stamattina, io non sono asmatico, ma stamattina ho fatto una seduta di bronchoscopia con una FP3 e solo fare le scale e passare da un reparto all'altro, effettivamente, come diceva il professor Galli, è un grosso problema. Certamente va valutato il rischio di incorrere nella patologia e quindi anche dal tipo di lavorazione. Quindi per un asmatico può essere sicuramente un problema. Quindi sono perfettamente d'accordo. La scelta va valutata anche in base al rischio di quel momento o al fatto che la persona possa trovarsi da sola, perché un FP3 è francamente complicata da gestire anche per chi non ha problemi respiratori e magari è costretto a tenerlo tutto il giorno e magari semplicemente passare da un reparto all'altro e fare un po' di scala. Ecco, quindi sicuramente è una domanda assolutamente opportuna. Grazie a entrambi. Una domanda per il dottor Micheletto. Se c'è una controindicazione relativa per le terapie biologiche in asma nel corso di infezione Covid, chiede Roberto. Aggiungo anche un'altra domanda di Sandra in tema. I pazienti che assumono farmaci biologici e che a causa della chiusura delle attività ambulatoriali non hanno potuto accedere alla somministrazione dei farmaci. Per quanto tempo possono saltare la somministrazione? A quali problemi possono in caso andare incontro? Allora, noi abbiamo cercato che i pazienti che vengono in ospedale per fare biologico, comunque che abbiano un percorso dedicato e che quindi comunque è stato assicurato a tutti la somministrazione del farmaco. Abbiamo evitato di fare la spirometria, abbiamo fatto un'anamnesi con questi pazienti per sentire il controllo dei sintomi, ma i farmaci biologici sono stati a tutti somministrati. E credo che sia utile che questa terapia venga mantenuta. Abbiamo valutato una popolazione piuttosto ampia in 4-5 centri in Italia. Abbiamo anche sottoposto il lavoro alla nostra rivista, l'European Respiratory Journal, secondo cui in questa amplissima casistica di pazienti di asma grave, perché il biologico lo fa l'asma grave, sostanzialmente c'è stata una bassissima incidenza di riacutizzazioni e anche di incidenza di infezioni da Covid. Questo è il messaggio importante. Penso che nel tempo potremmo prepararci diversamente, nel senso che alcuni biologici possono essere somministrati ogni 8 settimane, per cui a quel punto l'accesso è anche piuttosto limitato. Esistono anche degli autoiniettivi che cominciavamo ad usare in questo periodo e purtroppo per l'epidemia ci siamo un po' bloccati. Però c'è anche la possibilità di dare il farmaco al paziente che lo può fare anche al proprio domicilio. Quindi io credo che tutti abbiano grosso modo mantenuto questa tipologia di attività, quindi il consiglio è assolutamente quello di mantenere questa terapia. Ripeto, probabilmente ci auguriamo di non passare più un periodo come questo, però nel tempo potremo anche ridurre gli accessi all'ospedale, che comunque non è una cosa sbagliata, dando questi farmaci con l'autosomministrazione a domicilio. Io purtroppo ho un problema, ahimè, di una riunione che mi incombe a cui non posso mancare. Posso rispondere ancora una domanda e poi vi devo lasciare. Le formo allora la domanda di Chiara che chiede: dopo quanto tempo è ragionevolmente sicuro entrare in contatto ravvicinato con persone che hanno sviluppato la sintomatologia tipica da Covid, ma che non hanno fatto il tampone? È una domanda che ha una risposta burocratica, se vuole, che è la risposta dei 14 giorni dopo la fine dei sintomi, ma che in realtà meriterebbe davvero il tampone, perché senza il tampone non sappiamo, visto che ci sono persone che hanno 6, 7 e più settimane di, ahi noi, eliminazione del virus, anche in condizioni totalmente asintomatiche. Quindi questo forse è uno proprio dei nodi fondamentali su cui avremmo dovuto sviluppare la capacità di una maggiore diagnostica, una maggiore attività di diagnosi, in parte come hanno fatto in Veneto, ad esempio,
per avere maggiori garanzie anche alla riapertura. E con questo davvero sono rammaricato, ma ho ricevuto un paio di ineludibili sollecitazioni che mi dicono che devo andare all'altra riunione. E con questo vi ringrazio davvero. Ringraziamo lei della disponibilità e buon lavoro e buona serata. Arrivederci. Di nuovo. C'era prof. Siamo il professor Galli. Affettuosamente lo ringraziamo per come si è reso disponibile per i nostri pazienti e verosimilmente ha richiamato al suo lavoro. Potremmo continuare con delle domande? Sì, ci sono un'altra domanda da Luisa per il dottor Micheletto. Asma e BPCO, broncopneumopatia cronico-ostruttiva, effetti diversi rispetto al Covid? Rispondono diversamente? Ci sono profili di rischio diversi? Sembrerebbe di sì. È un virus che abbiamo conosciuto in Italia il 20 di febbraio, quindi molte cose le stiamo imparando ancora adesso e molte le impareremo strada facendo. Secondo i dati della casistica che vi ho presentato, che è attualmente impressa, cioè in corso di pubblicazione, quindi è recentissima, è uscita la scorsa settimana, sostanzialmente avviene quello che avviene nella vita reale, cioè che effettivamente la BPCO, che è la broncopneumopatia cronica ostruttiva, è una malattia più grave, ed è una malattia più grave anche in corso di infezione da coronavirus. Quindi, mentre gli asmatici, tra coloro di quel più o meno 20% che finisce in ospedale per la polmonite, per l'insufficienza respiratoria, gli asmatici sono pochissimi, invece sembrerebbe la percentuale di BPCO essere una percentuale più consistente. Teniamo conto che la BPCO è anche una malattia generalmente di un'età media più elevata rispetto a quella degli asmatici, è una patologia che ha spesso comorbidità anche cardiovascolari, il paziente che ha questa malattia ha spesso anche l'ipertensione, la cardiopatia dilatativa, quindi per una serie di motivi rendono sicuramente il paziente BPCO a rischio di avere gravi problemi col coronavirus, cosa che per il momento non è stato notato per gli asmatici. Grazie. Ci chiede invece Francesco, come sensazione la mancanza d'aria da Covid è diversa dalla mancanza d'aria dell'asmatico? Sì, diciamo che è un po' più subdola. Allora l'asmatico, come sanno bene i nostri pazienti, purtroppo può avere l'attacco asmatico acuto, in cui anche da una condizione di relativo benessere subentra un attacco asmatico acuto per l'esposizione a pollini, al freddo, allo smog, anche ai virus. Quindi subentra un attacco acuto per cui da una condizione di relativo benessere subentra il broncospasmo. Si avverte sicuramente quel fischio che ci ha fatto sentire prima il professor Galli anche a riposo. L'infezione del coronavirus è molto subdola, inizia come un semplice raffreddore, come una semplice più o meno sindrome parainfluenzale, un po' di tosse secca, e questi pazienti sono cambiati, virati bruscamente tra avere pochi sintomi e sintomi molto importanti nel senso della difficoltà respiratoria. Quindi non c'è il broncospasmo, ma c'è una difficoltà che è molto progressiva, cioè un pochino alla volta. Tanto è vero che si consigliava, ad esempio, di far camminare questi pazienti e vedere se si desaturano. Sono stati lasciati a casa purtroppo molti pazienti con la febbre nel tentativo di gestirli in qualche modo. Si è dato qualcuno il saturimetro, ma il saturimetro difficilmente cambia all'improvviso, per cui veniva anche detto provate a camminare e vedere se se desatura. Poi alla fine quelli che ricoveriamo, che sottoponiamo ossigeno, che sottoponiamo a ventilazione, hanno una difficoltà respiratoria enorme, anche più grave dello stesso attacco asmatico. Quindi ripeto, l'asmatico ha un attacco acuto, un'acuzie, mentre da Covid è lentamente progressiva, ma alla fine si ha una fame d'aria che è veramente terribile. Grazie. Due domande simili. Una da Clelia. Quali sono i rischi legati al Covid per i pazienti affetti da bronchiectasie? Roberta invece, che è asmatica e con bronchiectasia, a 50 anni, non fa cure ma giardinaggio. Come posso aumentare le difese immunitarie, una forma di ginnastica respiratoria?
Sulle bronchiettasie tra di noi c'è in atto un dibattito perché sostanzialmente non vediamo bronchiettasici, bronchiettasici che vengono ricoverati per Covid. Allora, il bronchiettasico ha questa malformazione anatomica. Il bronchiettasico, quelle comuni, diciamo, non ha un deficit immunitario, ha tutti gli anticorpi come la persona normale, ha un'alterazione anatomica. Ha delle alterazioni dei bronchi dove il catarro ristagna. Se il catarro ristagna, i germi possono in alcuni periodi dell'anno moltiplicarsi e aumentare quindi la produzione di catarro e spesso cambiare anche il colore del catarro, diventare purulento, che è uno dei sinonimi dell'infezione. Questi pazienti sostanzialmente mancano nei reparti Covid. Perché? Probabilmente questa presenza continua di germi dà una iperstimolazione al sistema immunitario, però direi che anche per i bronchiettasici al momento non ci sono segnalazioni di rischi particolari. Facevo accenno al fatto che il bronchiettasico ha le difese immunitarie spesso perfette, ha i bronchi fatto male. Quindi non si tratta di dare qualche modalità di aumentare le difese immunitarie, ma soprattutto la ginnastica respiratoria, la fisiochinesi terapia respiratoria è fondamentale. Liberare i bronchi delle secrezioni è l'aspetto più importante, oltre anche al possibile apporto di farmaci, ma ripeto, l'intervento fondamentale per un bronchiettasico è fare giornalmente ginnastica respiratoria. Ci sono vari device per respirare contro pressione o esercizi di ginnastica respiratoria. Quello è il punto fondamentale che un paziente dovrebbe fare per in qualche modo prevenire. Grazie. Una domanda sempre per lei, che, però alla quale forse può dare un contributo poi anche la dottoressa Mastrorillo. Ci chiede Luciano, la condizione di asma grave è un fattore che consiglia o prescrive che il paziente resti in smart working, anche se il datore di lavoro vuole farlo rientrare? Ce lo chiede appunto Luciano. Se c'è questa possibilità, sì, direi proprio di sì. Ripeto il messaggio tranquillizzante che ho cercato di dare, perché se il paziente si cura, anche per il grave, certamente può fare una vita come tutti gli altri, però se esiste questa possibilità, per un paziente grave, credo che sia assolutamente una strada da perseguire durante l'epidemia, dove c'è possibilità di non fare vita comunitaria, questo vale per tutti, ma soprattutto per un paziente che comunque ha una malattia respiratoria. Per cui è giusto tranquillizzare i pazienti asmatici, ma nello stesso tempo, se esiste questa possibilità da parte del datore di lavoro, io credo che sia assolutamente una strada da perseguire. Grazie. Sì, Sì, prego. sento anche io. Ecco, grazie, sento anch'io di voler, insomma, dare un piccolo rinforzo, un piccolo contributo a questa domanda, perché è un tema che stiamo seguendo e per cui sono arrivate molte segnalazioni, devo dire. Il Ministero della Salute ha elaborato il 27 marzo 2020 anche la circolare che riporta le raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro paese in corso di emergenza Covid. Le raccomandazioni sono rivolte a diverse classi di pazienti e anche l'asma da moderata a lieve, in cui i pazienti hanno bisogno di cure giornaliere, è inclusa nelle condizioni polmonari croniche che predispongono a malattie gravi, con riferimenti anche ai pazienti che per qualsiasi condizione stiano assumendo trattamenti immunosoppressivi e steroidi. Diciamo che anche qui in alcune regioni si è facilitato il percorso per ottenere un certificato di malattia, oppure sostenere e promuovere lo smart working. Da parte nostra c'è tutta la volontà di promuovere una maggiore tutela e protezione dal contagio, anche proprio attraverso appunto misure che favoriscano il distanziamento anche in ambito lavorativo, insomma, il tipo di lavoro da casa o la prosecuzione
delle assenze, diciamo, certificate. In questo senso pensiamo anche a altri pazienti che rappresentiamo con severe croniche patologie dermatologiche che determinano una difficoltà anche nella gestione dei dispositivi di protezione individuale e che talvolta assumono anche terapie immunosoppressive. Quindi vorremmo sicuramente sostenere e favorire la possibilità del distanziamento attraverso lo smart working e per questo abbiamo fatto anche un intervento istituzionale e continueremo a impegnarci per poter dare maggiori informazioni sulle possibilità di tutela, appunto, per i pazienti. Diciamo anche che le misure disposte dai precedenti decreti per le misure che sono state adottate sono in via di ridefinizione e approvazione per il nuovo decreto rilancio, così denominato. Quindi siamo anche in attesa di capire le misure di proroga che verranno attuate. Ecco, però insomma, questo è sicuramente un tema che seguiamo molto da vicino e che sappiamo è un tema di grande interesse, insomma, per i pazienti e per i loro timori di esposizione al contagio. Mi sentite, spero. Sì, certo, grazie. Grazie a voi. Un'altra domanda per il dottor Micheletto da Giuseppa. Perché la congiuntivite è inserita tra i sintomi del coronavirus? Soprattutto in questo periodo di piena allergia, com'è possibile distinguere se si tratta di una congiuntivite allergica o di un sintomo del coronavirus? Domanda non facile. Il coronavirus sostanzialmente attacca le mucose delle alte vie. Quindi la rinite, la faringodinia, quindi il dolore, il bruciore in gola, può anche avere come punto di attacco la congiuntivite, motivo per cui si insiste anche sul fatto che una persona che ha più o meno contatti con altro poi non si strofini gli occhi per passarsi il virus. Diciamo che mentre la congiuntivite allergica che osserviamo in questo periodo, in cui i pollini, graminacee parietarie in particolare, raggiungono i massimi livelli, la classica congiuntivite allergica, quindi con arrossamento, è difficile che un coronavirus rimanga solo localizzato a livello della congiuntiva, per cui generalmente progredisce con sintomi anche a carico del naso, una rinite diversa da quella allergica, non ha la rinorrea e poi si perde anche il senso del gusto, dell'olfatto, durante coronavirus perché può infiammare le terminazioni che ci fanno sentire gli odori. Quindi il coronavirus non rimane limitato solamente alla congiuntiva, ma anche un interessamento anche del naso e della gola. Poi, come ci siamo detti varie volte, per una percentuale variabile di pazienti, circa il 20%, ci può essere anche un successivo interessamento anche polmonare, ma la manifestazione più classica è una simile influenza, quindi raffreddore, mal di gola e febbricola. Grazie. Chiede invece Francesca, quando è un bambino asmatico a dover tenere la mascherina, con presenza anche di peggioramenti, come dobbiamo comportarci? Ci dobbiamo adeguare? Allora, i bambini sono per fortuna i grandi assenti da questa epidemia. Io lavoro in collaborazione anche con un grande ospedale pediatrico qui, che sono i miei vicini di casa, sostanzialmente in una zona ad alta percentuale di contagio, come è stata la provincia veronese, vicina a quella bresciana, sostanzialmente i bambini sono stati immuni da questa infezione da coronavirus. Per cui diciamo che possiamo stare tranquilli sui bambini. Certo, questo non vuol dire che non abbiano misure, tant'è vero che purtroppo la chiusura delle scuole nasce appunto dal fatto che comunque vivono in una comunità, sono tutti a stretto contatto uno con l'altro e che se malauguratamente un bambino contrae il virus o è un portatore sano, ovviamente c'è una grande diffusione. Quindi sui bambini, ripeto, possiamo stare sufficientemente tranquilli. Le misure di portare la mascherina dovrebbero essere per il bambino, diciamo, che non ha asma, come rispetto al bambino che ha l'asma. Ripeto, il concetto
applicato anche all'età pediatrica, non è che un asmatico abbia più rischi di contrarre la malattia rispetto a chi non ha allergia o asma. Quindi è da considerare come tutti gli altri, dovrebbe tenere la mascherina, come diceva prima il professor Galli, quando c'è un contatto con persone. Se esce con il papà, con la mamma e sono da soli, nel momento che lui cammina da solo, si può anche levare la mascherina, quindi va adattato alla situazione contingente di quel momento. Però, ripeto, sui bambini mi sentirei di dire che possiamo stare anche sufficientemente tranquilli. Bene. Ci chiede invece Maddalena se i farmaci per la terapia dell'asma proteggono in qualche modo dalle crisi respiratorie da Covid. È una delle domande che ci stiamo ponendo per il fatto che, ripeto, tra i ricoverati negli ospedali da coronavirus ci sono pochissimi asmatici. Qual è il motivo? Erano così timorosi che sono stati molto rigorosi a casa, evitare fare il distanziamento sociale e così via. Oppure la terapia che regolarmente facciamo li protegge in qualche modo? È una domanda, è una risposta che ancora non abbiamo. Il dato chiaro è che appunto gli asmatici che vengono ricoverati per coronavirus sono molto pochi. Ci può essere un meccanismo ipotetico perché i nostri farmaci che usiamo prevalentemente per l'asma sono degli antinfiammatori. Se noi teniamo pulita, diciamo, la mucosa, forse questo può essere un fattore in qualche modo protettivo. Non sono farmaci antivirali, ovviamente. Quindi il messaggio, questo è chiaro, non è che noi usiamo farmaci inalatori per preservare il virus, ma se riduciamo l'infiammazione forse riduciamo il rischio dell'attecchimento. Ci sono degli studi in corso per valutare la mucosa durante steroide inalatorio, ovviamente soprattutto a livello di laboratorio, per dare una risposta. È probabile comunque, ripeto, che indirettamente in qualche modo ci proteggano per il fatto di esercitare un'azione antinfiammatoria che, ripeto, non è antivirale. Grazie. Una domanda invece per la dottoressa Mastrorillo da Rossella. Federasma attiverà un canale dedicato agli asmatici che hanno avuto l'infezione da Covid? Ma allora, diciamo che le iniziative che abbiamo già svolto sono molte e è presente anche sul nostro sito una landing page informativa proprio relativa all'emergenza Covid, e stiamo elaborando anche diverse iniziative che nei prossimi mesi sicuramente cercheremo di mettere a fuoco e realizzare. Mi sembra questo uno spunto che sicuramente potrà essere valutato per una futura azione sicuramente di monitoraggio e magari appunto anche in collaborazione con i medici. Questo ci piacerebbe farlo non solo per i pazienti con asma, ma per tutti i pazienti con malattie respiratorie, allergiche e atopiche. Mi avete sentito? Sì, certo, grazie. Chiedo invece, giro al dottor Micheletto, una domanda di Francesco. Per tutto il mese di maggio dobbiamo stare a casa e anche giugno è una bella incognita. Francesco abita in un appartamento e comincia a fare caldo. La domanda è: il condizionatore che fa circolare l'aria può essere pericoloso perché fa circolare meglio anche il virus? Beh, insomma, intanto possiamo cominciare a uscire gradualmente. Mese di maggio le misure sono un po' meno restrittive e ci auguriamo, con i dati che stiamo raccogliendo in queste ultime settimane, che la situazione possa migliorare. Dobbiamo dire com'è la situazione, perché spesso no, si invita sempre la cautela, però insomma possiamo anche dirci in qualche modo che in questo periodo siamo stati anche bravi. Io, ripeto, lavoro in un'area di grande impatto, sono sostanzialmente 10 giorni che non facciamo più ricoveri. Questo va visto nella giusta misura, ripeto, che è quella di non esagerare, però prendiamoci anche dei meriti che, grazie ai nostri comportamenti che abbiamo avuto nel mese di marzo-aprile, abbiamo fatto dei grandi sacrifici, l'epidemia si sta in qualche modo spegnendo. Quindi
una passeggiata vicino a casa nostra, nel nostro comune, nella nostra regione, a seconda dei vari regolamenti, possiamo anche iniziare a farla. Spesso si fanno delle valutazioni su delle misure anche molto pratiche, senza avere una chiara dimostrazione che quello che si dice sia vero. Ripeto sempre che questo virus ha avuto un nome e cognome, l'attuale Covid-19, l'11 febbraio del 2020. Quindi anche nei confronti dell'aria condizionata, francamente, la risposta può essere un po' vaga. Possiamo dire che per le caratteristiche del virus non credo che sia facilissimo che un virus sopravviva nell'aria condizionata o che addirittura si propaghi nell'ambiente. Ecco, per cui insomma mi sentirei di essere abbastanza rassicurante su questo aspetto. Grazie. Ci chiede invece Celeste: sono asmatica ma da diverso tempo non faccio terapie perché sto abbastanza bene. Rimanda spesso i controlli, anche se a volte respira con un po' di affanno, soprattutto sotto sforzo. Questa situazione mi preoccupa un po'. Secondo voi ci sono problemi se ricomincio a prendere lo spruzzino che mi aveva prescritto il dottore? No, non solo non ci sono problemi, ma anzi è assolutamente indicato che la faccia la terapia. Ripeto, l'obiettivo è certamente quello di stare sempre sul minimo che sia sufficiente, non siamo né degli iperprescrittori e teniamo conto che sono comunque dei farmaci, ma una minima dose di steroide inalatorio è sempre fondamentale. Le nuove strategie dicono che questa terapia può anche essere usata al bisogno nell'asma lieve, questo deve essere il messaggio chiaro, ma quello che non deve mai mancare è un po' di steroide inalatorio. Perché se si avvertono dei sintomi vuol dire che a livello bronchiale c'è un po' di infiammazione. Questa infiammazione può crescere gradualmente e arrivare alla crisi asmatica. Quando arriva il sintomo è già il frutto di un'infiammazione che sta crescendo. Quindi non solo è controindicato, ma anzi è assolutamente consigliato, se può senta il proprio medico curante e soprattutto si assicuri che l'eventuale spruzzino, come lei ha chiamato, sia comunque una terapia che prevede un minimo di steroidi inalatorio, ripeto, per curare l'infiammazione. Grazie. Laura invece ci chiede se la vaccinazione pneumococcica può essere una protezione. La vaccinazione pneumococcica protegge contro il pneumococco. Il pneumococco è uno dei batteri più frequenti in corso di bronchiti e in corso di broncopolmonite, quindi di infezione da batteri. Per quanto riguarda il coronavirus, parliamo di un virus, quindi non esiste un vaccino al momento contro il coronavirus e gli altri vaccini non c'è nessuna dimostrazione che possano servire per il coronavirus. Ma l'aspetto importante è che noi comunque in autunno ci avvicineremo a una stagione invernale dove infezioni girano e girerà prima o poi anche una banalissima infezione influenzale. Dico banale perché certamente non è come il coronavirus. Allora cercare di evitare l'evitabile sarebbe importante. La vaccinazione antipneumococcico preserva da una infezione batterica che è quella da pneumococco. Ne esistono tante altre, sì, però l'evitabile si può evitare. Quindi c'è evidenza scientifica che soprattutto i pazienti con bronchite cronica sono consigliati a fare questa vaccinazione. Diciamo che per l'asma c'è meno evidenza e c'è meno necessità per quanto riguarda l'antipneumococcica, però ad esempio nei confronti dell'antinfluenzale sarebbe utile preservarsi dall'influenza, perché immaginate se ottobre-novembre, faccio un esempio, arrivi una normalissima epidemia influenzale in cui tanta gente ha la febbre. Come si discrimina il Covid dalla normale influenza? Come è l'accesso in un ospedale rispetto all'influenza, rispetto al Covid? Quindi se almeno evitassimo l'influenza normale sarebbe di grande utilità. Oltre a tener conto che anche in corso di influenza l'asmatico può riacutizzare. Quindi tirare via una possibile causa è sicuramente molto importante. Quindi l'antipneumococcica è utile non per il coronavirus, soprattutto per le infezioni batteriche ed è consigliato primariamente per la BPCO,
oppure per chi fa frequentemente riacutizzazioni da batteri. C'è un'altra domanda sulla gravidanza, ce lo chiede la mamma di una ragazza che chiede: la figlia vuole curarsi solo con il broncodilatatore di emergenza e non vuole usare terapia appunto perché è in gravidanza e ha paura delle conseguenze per il bambino. È un errore gravissimo perché si rischia a un certo punto di incorrere in una crisi asmatica associata agli eventi avversi dai broncodilatatori. Nel Veneto negli ultimi anni abbiamo avuto purtroppo degli eventi anche luttuosi da crisi asmatiche, non sono state tante per fortuna, siamo andati a ritroso a cercare di andare a rivederli, nessuno di questi erano asmatici gravi, erano tutti asmatici che si curavano male con il broncodilatatore. Se io ho una polmonite con febbre non uso la tachipirina come cura, la tachipirina mi abbassa la febbre, che uccide i germi sono gli antibiotici. Nel caso dell'asma la cura sono gli steroidi inalatori che spengono l'infiammazione. Il broncodilatatore non mi cura, mi dà una momentanea broncodilatazione, dopo qualche ora io torno come prima. Nel frattempo l'infiammazione aumenta e può darmi una crisi asmatica. A quel punto io abuso dell'uso del broncodilatatore, per cui mi ritrovo con la crisi asmatica in atto e con il rischio di sovradosaggio di broncodilatatori che danno effetti cardiaci. Tachicardia, tremori, allungamento del QT e via dicendo. Ripeto, il dato è assolutamente consolidato in letteratura. L'asma e gravidanza si usano gli steroidi inalatori. Alcuni di questi, tipo la budesonide che prima ho citato, che ha degli studi specifici sulle donne in gravidanza, vengono usati oramai da varie decadi e non hanno mai fatto male a nessuno. Quando una donna in gravidanza fa una crisi asmatica che viene portata in pronto soccorso, fa direttamente del cortisone in vena e magari del broncodilatatore, che è la dose di farmaco che equivale a 2 anni di farmaco inalatorio. Per cui non curatevi né in gravidanza, né in allattamento, né in vita normale solo con i broncodilatatori. È la cosa più sbagliata che si possa fare. Molto chiaro. Un'ultima domanda. Ci sono dei segnali che fanno riconoscere sintomi di asma oppure dovuti a stati di ansia? E questa è una buona domanda anche questa. Può avvenire l'una e l'altra situazione. Pazienti asmatici vengono giudicati ansiosi, pazienti ansiosi vengono giudicati asmatici, si danno farmaci inutilmente. Direi che là il sintomo è quello del sibilo, del fischio. Avvertire una dispnea senza nessun rumore per un asmatico è abbastanza difficile. E comunque le prove di funzionalità respiratoria danno un'etichetta precisa cosa una persona abbia. Nel 2020, per essere curati di asma, si deve avere una diagnosi precisa di asma, che viene fatta con la spirometria, che deve essere compatibile con un asma e quindi un'ostruzione generalmente reversibile. Se il paziente ha una spirometria normale, fa un test a sforzo di provocazione o da sforzo o da metacoline. Quindi nel 2020, ripeto, non ci devono essere pazienti che assumono dei farmaci sulla base di una supposta terapia, sulla base di una supposta diagnosi di asma. Quindi, per levarsi il dubbio, le prove di funzionalità respiratoria chiariscono chiaramente se è asma o seppure è ansia. Quando una persona fa una radiografia del torace e fa una spirometria, magari con provocazione, che risulta non normale, a quel punto siamo sicuri che non abbia l'asma e quindi è inutile prendere dei farmaci se non c'è una diagnosi precisa. Quindi le consiglio di rivolgersi dal medico per fare i dovuti accertamenti, che sono oltretutto semplici, non invasivi, facili da eseguire e che danno un'etichetta precisa. Grazie, Benito. Dottor Micheletto. Non abbiamo purtroppo altro tempo per ricevere altre domande, che erano tantissime. Ci dispiace se non siamo riusciti a farle tutte. E passo la parola per le conclusioni alla dottoressa Mastrorillo. Grazie tantissimo al dottor Micheletto per l'efficacia, la precisione e la chiarezza delle risposte che ha potuto dare ai pazienti oggi, davvero.
Il tempo che avevamo a disposizione per questo nostro appuntamento è terminato e non voglio chiudere prima di esprimere proprio i più sentiti ringraziamenti agli esperti che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro conoscenze per garantire proprio un ascolto ai pazienti che rappresentiamo, e dandoci ancora una volta testimonianza del loro impegno e a cui auguriamo buon lavoro. E voglio non per ultimo ricordare che la preziosa opportunità del webinar di oggi è stata possibile grazie al contributo non condizionato di AstraZeneca, a cui naturalmente restituiamo il nostro grazie. Una buona serata a tutti e grazie per averci seguiti. Io ringrazio anch'io Federasma per questa opportunità. Come ho già avuto modo di dire anche in altre occasioni, credo che questa crisi epidemica ci abbia insegnato molte cose. Una cosa che ci ha insegnato è che l'ospedale può essere anche un luogo di rischio, che in ospedale ci si va in un determinato modo, ma anche, e credo che questa sia una sfida che potremmo anche raccogliere e gestire insieme tra Federasma e specialisti e società scientifiche, io credo che sia importante trovare nel tempo anche dei modi alternativi di comunicare e di monitorare i pazienti rispetto alla singola visita ospedaliera, per cui in questo periodo tutti noi ci siamo creati delle reti, ma credo che su questo valga la pena assolutamente di investire per il futuro e di rafforzare questa tipologia di comunicazione. La notizia di oggi da parte del Veneto, su nostra pressione, che ad esempio la cosiddetta telemetria o la consulenza remoto è una prestazione sanitaria, per cui io posso tracciare il fatto che mi collego con una persona e che do un consiglio anche via web su come gestire la patologia, o guardo la sua saturimetria o guardo la sua spirometria che può fare con un telefonino. E credo che questo sia stato un importante passo in avanti su cui a noi abbiamo molto premuto per dire che non è volontariato ascoltare le persone anche durante l'attività lavorativa, ma può essere anzi una parte importante della nostra attività lavorativa in remoto per essere utile ai pazienti. Grazie mille. Grazie ancora a tutti e buona serata, arrivederci, grazie. Buona serata.